Adesso prima ho fatto questa associazione, prima di entrare siamo stati 4 minuti in questo corridoio buio con una tenda di panno davanti e abbiamo solo ascoltato la sequenza del treno, perché credo che siamo arrivati nel momento in cui si aprivano le porte del treno, Anna entra, lo cerca, non arriva, il treno si chiude, è quasi un animale in gabbia. Mi sono emozionata moltissimo, soltanto ascoltando un rumore, cioè un suono di un treno che probabilmente poi è stato anche modificato dopo, insomma, quindi non è stato così vissuto da me. Poi si sa che quando si gira è tutto diverso, ci sono suoni che poi non rimangono nel film. E questo lo dico per dire che sicuramente è stata un'esperienza totalizzante. Quando ci trovavamo nel camper durante la preparazione con le collaboratrici, con Silvia, Ismael, Dina, dicevamo questo film è qualcosa di viscerale, e sia per me sia per loro che mi stavano accanto, e credo insomma anche per gli altri. Cioè, era una storia faticosa da raccontare, ma che ci ha coinvolto tutti. Quindi adesso non sto a dire quanto mi ha coinvolto, perché io mi sono identificata. Sicuramente a un certo punto eravamo totalmente identificati nei personaggi, perché alla fine Pier Francesco e io ci trovavamo a discutere sulle scene come se quelli che andavamo a difendere fossimo noi stessi e non i due personaggi che erano protetti da una sceneggiatura. Quindi quello era scritto, e invece noi ci ponevamo dei problemi che sembravano riguardare noi come persone. E questo credo che sia avvenuto perché il gruppo di lavoro, almeno a me non mi era mai capitato, è stato un gruppo solidissimo di persone che facevano, forse così, una banalità, ma più di un film, insomma. Francesco, intervieni, hai voglia di intervenire su questo dibattito che facevi con Alba, Anna? No, per esempio la scena della discussione prima della ripartenza da questa Africa, abbiamo discusso animatamente proprio su: ma se tu questa battuta la dici così, vuol dire che pensi questo, cioè è un litigio tra due che stanno insieme, perché allora se tu la poni in questi termini, allora non è vero che capisci, che era esattamente quello che diceva la scena. Sicuramente anche per me è stato Silvio, una persona che ti porta a entrare nelle cose con meticolosità e attenzione ad ogni singolo dettaglio e con grazia, come dicevo prima, non solo nelle scene incriminate, ma insomma in tutto quanto. Ed è stato molto bello, anche molto faticoso, essere così generosi nei confronti di una storia che poi è una storia violenta dal punto di vista emotivo, e che ti violenta dal punto di vista emotivo. Come diceva Alban, ringraziando Dio, c'è stato tutto un insieme di persone che erano consapevoli di questo, per cui dall'attenzione nei confronti di qualsiasi momento, non solo quello della nudità, ma insomma la scena della litigata è una scena che ci è costata tanto. E tutto il film è costato dal punto di vista. Anche il naso, sì, abbiamo fatto un provino in cui l'hai mammenato, la prima volta che ci siamo visti mi ha gonfiato. Però in generale, e quindi c'è un momento che non so neanche se dire se di fatica personale della tua parte razionale o di desiderio di coinvolgimento o di abbandono, in cui tu non sai più quale sei dei due, e non sai più chi sta usando cosa, cioè il personaggio te o te il personaggio. Sì, adesso c'è prima la signora. Salve, io un po' mi sono sentita tirata in causa. Io sono una psicologa, mi presento, sono Giovanna De Maio, e ho avuto esperienza in passato come attrice. E credo, appunto, avendo frequentato vari set, che sia veramente fondamentale l'utilizzo dello psicologo sul set cinematografico, appunto perché gli attori mettono in gioco la parte più vulnerabile, che sono le emozioni. E quando prima sentivo Alba e sentivo Pier Francesco,
questo coinvolgimento totale, alla fine chi siamo noi e chi è il personaggio? Scusate, sono molto emozionata, intanto complimenti. Quindi appunto credo che sia fondamentale questa nuova figura che penso, spero che venga inserita presto sui set cinematografici e televisivi. Una figura che faccia da contenimento, da supporto e anche dal recuperare un po' se stessi. Perché poi, ecco, com'è il ritorno in Alba e com'è il ritorno in Pierfrancesco? Grazie. No, io però, cioè, comunque credo che il lavoro dell'attore sia comunque un lavoro, quindi credo anche che il coinvolgimento, cioè tutto ciò che di positivo può dare il coinvolgimento ben venga, ma poi uno deve anche saper mettere delle distanze, anche perché se no tra quattro film io sono morta, quindi insomma c'è sempre un distacco da mantenere. Ora io ho raccontato quell'aneddoto e diciamo raccontiamo gli aneddoti delle litigate per dire che questo è stato un lavoro particolarmente coinvolgente, però insomma bisogna, secondo me, si fa sempre un lavoro, ecco, cioè stiamo giocando anche. Sì, no, in più c'è una maturità sufficiente nel insomma, avere presente il fatto che di fronte a un pezzo di ferro con un pezzo di vetro che è la macchina presa, uno non è che propriamente si sente che sta facendo a muovere una casa sua, con tutto il coinvolgimento. Però, no, voglio dire, non lo dico per ridicolizzare le cose, anzi, ci sono tecniche di studio, di recitazione che comunque abituano e insegnano le persone come prendere da sé, però al contempo anche mantenere un filtro, insomma è una cosa che facciamo di mestiere, anzi mi fa piacere che lei abbia pensato che magari stiamo adesso un po' fuori di testa, però no, nel senso che è vero che ci sono cose che vanno a scavare nell'intimo, però è anche vero che poi siamo abituati a farlo, guidati a farlo in una maniera corretta. La figura del regista tra le tante cose è anche, voglio dire, quello che argina, quello che argina quelle che possono essere delle fuori uscite. Poi io sono sempre un po' attento alla mistificazione di quello che facciamo, perché sembra sempre che uno torna a casa e mangia con l'eto, insomma non è vero, uno torna e mangia, va bene, ringraziando Dio. Francesco, che c'è una parte nella formazione di un attore che si chiama psicodramma, no? E ci si confronta proprio con questo, cioè nell'attingere le cose emotive molto toste, ma anche saperle controllare, quindi dopo averlo imparato. Sì, io perché non hai usato uno psicologo sul set? Era lui, infatti, ma... Io credo che una cosa importante di cui non si parla mai, che a cui accennava Alba prima, è proprio il clima che si crea sul set per girare anche le scene incriminate, ma tutte le scene, per cui le persone che ci sono attorno, poi alla fine non si pensa mai che gli attori sono lì che si vedono, portano avanti la storia, sono sullo schermo eccetera, ma dietro ci sono poi altre, magari sono 15 persone lì intorno, più altre 30 un po' più lontane, ma sono tutti là. E quindi l'atmosfera che si crea in quel momento in cui gli attori fanno quella cosa che fanno e che poi si vedrà sullo schermo è molto importante, può proprio contagiare il loro modo di essere in quel momento lì. Tanto per parlare di psicologia, dico, e questo è importante, questo lo dico perché in questo film, come in tutti gli altri, però questo che doveva raccontare delle cose così piccole, così intime, perché in fondo non, se si racconta la storia, che cos'è? È una cosa che molti di noi hanno vissuto, se non l'hanno vissuta gli sembra una cosa quasi banale. Vabbè, uno che si innamora di uno, ci sono dei problemi, non è che succede che qualcuno va a ammazzare qualcun altro, piuttosto che decide di fare una cosa così fuori dall'ordinario. È una storia molto quotidiana.